Buonasera, l'apertura del telegiornale è dedicata ad una notizia riguardante il sindaco di Catania, Salvo Pogliese. La procura etnea, secondo la procura etnea, è giusta la sospensione del sindaco Pogliese. Il ricorso, secondo il PM, è nullo ed inammissibile. Vediamo. Per i magistrati della Procura di Catania il ricorso presentato dai legali di Salvo Pogliese contro la sospensione per 18 mesi dall'incarico di sindaco in applicazione della legge Severino è inammissibile, nullo e comunque infondato per difetto dei requisiti. Lo si legge in una memoria presentata dalla pubblica accusa alla prima sezione del Tribunale Civile del capoluogo etneo, davanti alla quale si celebra l'udienza. La decisione dei giudici è attesa per i prossimi giorni. Pogliese è stato condannato il 23 luglio del 2020 dal Tribunale di Palermo per peculato a 4 anni e 3 mesi di reclusione nel processo sui rimborsi all'ARS quando era vicepresidente del gruppo del PDL. Il processo d'appello comincerà il prossimo 9 giugno. Al centro del contenzioso, davanti al Tribunale Civile di Catania, l'applicazione della sospensione dall'incarico di primo cittadino e in particolare se si può interrompere o meno, dopo il reintegro avvenuto nel dicembre del 2020, il conteggio della durata dei 18 mesi. Secondo i legali di Pogliese, gli avvocati Eugenio Marano e Claudio Milazzo, non è possibile proprio perché, sostengono, è un provvedimento cautelare con un inizio e una fine. Per la prefettura di Catania invece la durata può essere congelata per poi far ripartire il conteggio dall'interruzione. Quest'ultima tesi è stata condivisa dalla procura. L'inammissibilità, motiva il procuratore aggiunto Agata Santonocito, discende dalla funzione integratrice e residuale dell'articolo 700 del Codice di Procedura Civile, dalla quale deriva che si possa ricorrere a tale istituto solo quando non vi siano altri procedimenti d'urgenza tipici, quando gli stessi non siano efficaci e comunque quando il diritto da salvaguardare debba essere fatto valere nell'ordinario giudizio di cognizione. Inoltre, ritiene la procura, il ricorso è anche da ritenersi nullo per l'indeterminatezza dell'oggetto della domanda e le argomentazioni della difesa sui 18 mesi come perimetro temporale entro il quale si può sospendere un amministratore sono contrarie non solo al dato letterale della norma e all'interpretazione datane dalla giurisprudenza, ma anche alla logica. La procura sottolinea inoltre come la nota del prefetto del 24 gennaio del 2022 non può qualificarsi come provvedimento amministrativo, ma rappresenta piuttosto una comunicazione per chiarire dal punto di vista della pubblica amministrazione la durata della sospensione residua. E parliamo adesso del caro carburante. Trasporto Unito, da lunedì stop all'autotrasporto. A partire dal prossimo 14 marzo le aziende di autotrasporto sospenderanno a livello nazionale i loro servizi per causa di forza maggiore, cioè l'esplosione dei costi del carburante. Ne dà notizia Trasporto Unito, che precisa come non si tratti di uno sciopero né di una rivendicazione specifica, bensì di una iniziativa finalizzata a coordinare le manifestazioni sullo stato di estrema necessità del settore. La sospensione, si legge in una nota dei servizi, si è resa inevitabile anche per tutelare le imprese e impedire che le esasperate condizioni di mercato determinate dal rincaro record dei carburanti si traducano in vantaggi per altri soggetti del settore dei trasporti, ovvero in addebiti per obblighi contrattuali che per le imprese della filiera logistica non sono più in grado di garantire. Il blocco dell'autotrasporto avrà effetti diretti sulla collettività, sospendendo i rifornimenti di beni nel settore del commercio e portando ad una impennata dei listini al dettaglio nei negozi e nei supermercati, si afferma ancora nella comunicazione diramata. E intanto, proprio in riferimento al caro carburanti, il problema è soprattutto degli automobilisti, con il prezzo alla pompa che è schizzato in maniera assai preoccupante verso l'alto. Vediamo nel dettaglio. Una corsa all'insuscene mai viste prima ai distributori con la benzina e il diesel, che ormai hanno superato abbondantemente quota 2 euro al litro e in taluni casi con il gasolio che costa persino più della benzina verde. Sembra oro liquido quello che sgorga dalla pompa per via dell'innalzamento dei costi del greggio, che già da alcuni mesi salgono senza sosta e a cui adesso si sommano le sanzioni dei paesi occidentali verso la produzione e dunque la distribuzione di carburante da parte del gigante russo. Chi lavora con la benzina o con il gasolio sospetta che sia in atto anche una vera e propria bolla speculativa, anche perché si cominciano a registrare voci di limitate forniture di greggio da raffinare. Anche in Sicilia,
dove è presente una delle raffinerie di un gruppo russo. L'ENI, dal canto proprio, ha già annunciato che non acquisterà più petrolio dalla Russia, nella speranza che i paesi arabi possano aumentare la produzione e dunque la distribuzione di greggio pure verso i paesi europei. Nel frattempo, le grandi aziende inviano sempre meno carburante attraverso la cosiddetta extra rete, dunque verso i grandi fornitori, ad esempio di autotrasporto, mentre il costo alla pompa, dunque quello in rete, ha raggiunto cifre impensabili. Confindustria chiede la defiscalizzazione per riportare quanto prima i prezzi della pompa di benzina a livelli tollerabili. Stessa cosa viene fortemente richiesta anche dalle associazioni degli utenti, come ad esempio Coda Cons. Ed intanto diventa preziosa ogni goccia di benzina. Ho notato che lei ha messo fino all'ultima goccia, perché di fatto abbiamo messo oggi oro liquido, no? Veramente, vero. È una situazione ormai insostenibile. È impossibile, poi io che faccio il rappresentante, è quasi un giorno sì e un giorno no che faccio il pieno. Quindi per lei per lavoro significa davvero tanti soldi in più. Certo. Sì, però per noi non è niente. Cioè pagare 2 euro e basta il diesel, anziché avere le bombe sopra la testa, mi sa che è il prezzo minore. Ma penso che oggi sia più caro dell'oro, ma non ho idea in realtà. Però obiettivamente è una situazione insostenibile ormai. Assolutamente, certo. Speriamo che finisca presto. Sì, ma infatti diciamo che continuando di questo passo, diciamo che non lo so dove andremo a finire. C'è il carburante troppo alto, troppo. Il carburante è alto per il privato, per chi ci lavora diventa altissimo. Ovviamente, io ieri sera infatti ho fatto carburante nella mia macchina, però diciamo che con 30 euro già sono 13 litri. Immagina qua che mettiamo 70 litri ogni giorno, diciamo la spesa diventa un po' sostenuta. Qua oggi esce oro liquido. Sì, l'ho visto. Che poi dobbiamo fare? Sta diventando ormai insostenibile. Non lo so, speriamo che è solo un periodo, solo questo. Qualcuno parla, dice, farebbero bene però ad eliminare le tante tasse che ci sono sui carburanti. Non sarebbe male l'idea, visto che già levando quelle poche tasse che c'è, poche, quelle che ci sono, abbasserebbe di non molto il prezzo. Noi viaggiamo tantissimo e perciò ci rendiamo conto che è diventato impossibile. Cambiamo argomento. Operazione dei carabinieri a Mister Bianco: estorcevano denaro a 2 imprenditori e diversi cittadini. I soldi ricavati dalla pizzo servivano poi per il mantenimento delle famiglie dei detenuti in carcere per fare affari con la droga. Sono 10 gli indagati, 6 di questi finiti in carcere. Le vittime erano costrette a pagare il pizzo mensilmente e i soldi versati servivano al sostentamento dei detenuti. La direzione distrettuale antimafia etnea e i carabinieri della tenenza di Mister Bianco hanno fatto luce su estorsioni a imprenditori locali, compresi i titolari di un'autocarrozzeria e di una concessionaria d'auto, e anche a diversi privati cittadini. 10 persone risultano indagate per estorsione aggravata dal metodo mafioso, spaccio di sostanze stupefacenti e furto. Dall'inchiesta sarebbe emerso un clima di pesante assoggettamento ed omertà, in cui le vittime erano costrette a versare somme di denaro per tutelarsi da eventuali danneggiamenti alle proprie attività commerciali o per ottenere, con il metodo del cosiddetto cavallo di ritorno, la restituzione delle autovetture che erano state loro rubate. Le tangenti, contesta la DDA, venivano in parte anche reinvestite in altre attività criminali, soprattutto nell'acquisto e nello spaccio di marijuana e cocaina. Nell'ambito dell'operazione denominata The Gift, i carabinieri hanno arrestato 6 persone e notificato 4 obblighi di dimora ad altrettanti indagati. Le indagini hanno fatto emergere una serie di estorsioni da ottobre a dicembre del 2020 per oltre 5.000 euro al titolare di un'autocarrozzeria e a quello di una concessionaria d'auto, attuate con il metodo che la procura ritiene tipico delle consorterie mafiose. L'inchiesta avrebbe fatto anche luce su estorsioni commesse a danni di privati cittadini che, per riavere il loro veicolo, si rivolgevano ad intermediari che ne garantivano, dietro il pagamento di denaro, la restituzione. Alcuni degli indagati sono risultati coinvolti anche nello spaccio di sostanze stupefacenti. L'indagine in particolare ha consentito di individuare i presunti autori di una serie di estorsioni che sono state commesse con le modalità operative tipiche di un'associazione di stampo mafioso ai danni di 2 imprenditori operanti nel comune di Mister Bianco, ed in particolare nel settore della vendita e riparazione di automobili. Alle vittime di estorsione veniva imposto il pagamento di una somma di denaro da versare con cadenza mensile e commisurata anche alle capacità economiche dell'azienda, sostanzialmente per 2 ordini di ragioni, vale a dire per il sostentamento di alcuni detenuti in carcere
ovvero per garantire la protezione delle attività commerciali prese di mira, mettendole in tal modo a riparo da possibili azioni ritorsive o delittuose. Dagli atti, sottolinea ancora la Procura, emerge la poliedricità criminale di uno degli arrestati, Giuseppe Strano, operante in vari settori di interesse per le proprie attività criminali, dalle estorsioni a carico di un commerciante di automobili, aggravate dal metodo mafioso, alla compravendita all'ingrosso di ingenti quantitativi di stupefacenti destinati al rifornimento delle numerose piazze di spaccio presenti nel capoluogo etneo e nell'Interland. Secondo la Procura, è stato inoltre accertato il suo ruolo di intermediario qualificato in virtù della sua caratura criminale e della piena conoscenza del mondo della microcriminalità dedita ai furti di veicoli, faceva da tramite per la restituzione con il metodo del cavallo di ritorno delle auto rubate. Con la nomina a presidente della Conferenza Episcopale Siciliana, Monsignor Antonino Raspanti pone alcune questioni urgenti: la ripresa delle processioni durante le festività religiose e l'aiuto alla popolazione ucraina in fuga dai bombardamenti russi, un esodo che coinvolge milioni di persone di cui bisognerà farsi carico, e la Chiesa farà la propria parte, assicura il Vescovo di Acireale. Sentiamo. Primo Vescovo di Sicilia, con la nomina a presidente della Conferenza Episcopale Siciliana, Monsignor Antonino Raspanti assume un ruolo di grande prestigio per la popolazione di fede cattolica dell'isola, motivo di orgoglio per la comunità acese e di tutta la diocesi di appartenenza. Stamani il pastore della Chiesa siciliana ha incontrato la stampa nei locali della Curia, ribadendo il proprio impegno sull'esempio tracciato dal suo predecessore Monsignor Salvatore Cristina, che ha lasciato l'incarico per sopraggiunti limiti di età, tenendo conto delle grandi emergenze sociali del momento, a cominciare dal conflitto in Ucraina e la gestione pandemica tra aiuti materiali e sostegno spirituale. È un impegno anche abbastanza gravoso, che siccome adesso devo anche contemporare con, per qualche mese con la vicepresidenza della CEI, solo qualche mese, però davvero si fanno gravose in questo momento. Però sono contento, ovviamente, sono soddisfatto, esprimo il mio ringraziamento ai miei confratelli che mi hanno voluto eleggere in questa carica, esprimo il ringraziamento a Monsignor Cristina, che è stato il mio predecessore e che con tanta gioia mi ha accolto nel nuovo ruolo. Spero di poter servire i miei confratelli, perché è un compito di coordinamento, spero di poter servire i confratelli e quindi tutte le chiese di Sicilia al meglio in quelle piccole cose di indirizzo, perché poi di fatto ogni vescovo è nella sua diocesi e va avanti abbastanza liberamente, solo che ci vuole un certo coordinamento. Spero di poterlo fare serenamente e in maniera proficua. Tra i primi impegni in agenda del neo presidente della Conferenza Episcopale Siciliana, lo studio la possibilità di riprendere le processioni durante le festività religiose sospese da 2 anni in concomitanza con la crisi sanitaria da Covid-19. Visto che l'emergenza sembra adesso quella formale dello Stato, probabilmente il 31 dicembre andrà via, ma bisogna vedere che cosa ci chiederà. Però ci sarà comunque da osservare alcune norme e da prendersi delle responsabilità. Cioè, le manifestazioni esterne si potranno fare sempre concordandole con le autorità sanitarie e con le autorità di pubblica sicurezza dei vari luoghi. Perché ci sono processioni, feste, ci sono feste che prendono decine di migliaia di persone, ci sono feste che prendono poche centinaia o qualche migliaio di persone. E quindi immagino che le prefetture, le questure, i sindaci, le autorità sanitarie, con i parroci o i vari comitati e le confraternite, dovranno di paese in paese, di città in città, discutere e ridiscutere quali misure comunque bisogna sempre osservare, perché non c'è il libera tutti. Sul fronte del conflitto che sta martoriando l'Ucraina con l'esodo di milioni di persone in fuga dalle città bombardate dai russi, la Conferenza Episcopale Siciliana ha avviato un articolato programma di assistenza e ospitalità. Quello che serve sono i soldi. Perché? Non perché, non solo per l'immediato, ma perché si presume che durerà forse mesi. Accogliere chi è ammalato, in strutture, chi sostiene. Soldi non in Italia, soldi lì. Oltre a quelli che serviranno in Italia, ma in Italia probabilmente il governo sta mettendo e l'Europa mettono a disposizione qualche cifra, soldi lì, ecco perché la raccolta fondi che stiamo cercando di fare. Insieme a questo i prefetti già della Sicilia hanno convocato da lunedì ad oggi, stanno convocando i vari direttori delle nostre Caritas per cercare di raccordarci e cominciare a dare possibili numeri su strutture d'accoglienza o anche accoglienza diffusa. Noi nella nostra diocesi già ne abbiamo reperite parecchie decine di posti in strutture,
siamo anche aperti, la nostra Caritas è aperta a ricevere segnalazioni di singole famiglie, o magari una famiglia ha delle stanze o un appartamentino. Tutto questo si può mettere a disposizione, stanno arrivando delle adesioni, ne aspettiamo altre. La pagina dedicata al Covid con i dati registrati in Sicilia per questo 10 marzo 2022. Un contagio che nell'isola non si ferma. Sono 5.528 i nuovi casi registrati a fronte di 34.350 tamponi processati in Sicilia. Appunto, il tasso di positività sale al 16% rispetto al 13,3% di ieri. L'isola al momento è al terzo posto per contagi tra le regioni italiane. Gli attuali positivi sono 222.421 con un incremento di 2.359 casi, guariti sono 4.082 con 15 vittime, il totale dei decessi in Sicilia sale così a 9.696, 933 ricoverati in ospedali con 23 ricoveri in meno rispetto a ieri, in terapia intensiva 64 persone, due casi in meno cioè rispetto a ieri. Il report delle province pone in testa Palermo con 1.591 casi, segue Messina con 936, Catania 900 casi, Agrigento 805, Trapani 710, Ragusa 555, Siracusa 439, Caltanissetta 326, Enna 194 casi. Andiamo ancora a Mister Bianco, dove dal 1 aprile prossimo scatterà il nuovo piano dei rifiuti, con l'obiettivo da parte dell'amministrazione comunale retta dal sindaco Corsaro di aumentare il livello della raccolta differenziata sino a raggiungere una percentuale maggiore rispetto a quella attuale. Dal prossimo 1 di aprile a Mister Bianco entrerà in vigore il nuovo piano dei rifiuti, che ha come obiettivo quello di far lievitare la percentuale in riferimento alla raccolta differenziata. Elaborato un nuovo calendario con diversi miglioramenti volti a potenziare la nettezza urbana in tutti i quartieri, con l'obiettivo di realizzare un risparmio per i cittadini. Le varie iniziative sono state presentate stamattina dallo stesso sindaco Marco Corsaro, mentre sono già in distribuzione i nuovi mastelli. Allora, abbiamo un obiettivo: noi entro un anno massimo dobbiamo superare quota 70% dei rifiuti differenziati. La partita sta nella spinta culturale nei confronti della città di una maggiore differenziazione dei rifiuti. Questo lo stiamo facendo spostando la giornata del secco residuale, quindi non tutto ma secco residuale, una volta ogni 15 del mese. Quindi non sarà più intanto un calendario diviso per quartieri. Il paese è uno e ci sarà un unico calendario dal centro alle frazioni, dalle frazioni al centro, con la differenziazione soltanto per le utenze non domestiche. Questo comporterà certamente una maggiore attenzione e controllo da parte nostra, ma attenzione da parte dei cittadini, quindi delle utenze domestiche, a una rigorosa raccolta differenziata. Cosa stiamo facendo noi? Ci stiamo organizzando meglio. Al comune abbiamo due figure di sorveglianti, che sono i nostri dipendenti comunali, che girano appunto per facilitare anche la comprensione o anche quelli che sono qualche disservizio che si trova in giro, e quindi per superare questi momenti, questi ostacoli. Poi con una maggiore sinergia con la DASTI sicuramente lavoreremo per potenziare l'isola ecologica, perché piccole, voglio dire, anche qui errori di comunicazione possono generare anche un allontanamento alla idea del miglioramento della raccolta di rifiuti e quindi della differenziazione. E poi ancora su maggiore decoro abbiamo organizzato una task force con vigili urbani, protezione civile, guardie zoofile e tra poco anche volontari e guardie ambientali, per monitorare tutte quelle che sono, voglio dire, i punti di debolezza nel territorio. Quali gli obiettivi, sindaco, da raggiungere, in quali tempi? Ma guardi, entro un anno dobbiamo assolutamente arrivare a quota 70%. Noi abbiamo di raggiungere vette più alte, però abbiamo questa idea che il 70% sia facilmente raggiungibile. Il paese l'abbiamo preso con il 50%, 53% quando siamo arrivati al governo della città. Oggi siamo intorno al 63%, quindi lavorare su una corretta differenziazione siamo certi che possa portare a un beneficio per tutti, perché chiaramente più si differenzia meno si paga e più si ha anche un ambiente decoroso. Stiamo lavorando anche per l'acquisto di nuovi mastelli, che mancano da tanti anni. In più
metteremo in campo nel quartiere di Ineri il tracciamento dei rifiuti, nelle utenze domestiche, appunto, dei rifiuti dell'RSU, quindi dell'indifferenziabile, così chiamato residuale secco. Proprio a Ineri partirà il tracciamento elettronico con i mastelli, con il codice a barre. È denominato Cereale Done il progetto a sostegno dei bisognosi durante la fase acuta del Covid-19 avviato dalla Curia e dal Comune con il contributo spontaneo dei cittadini. E si conclude adesso con la distribuzione dei fondi residui, 40.000 euro ad 8 parrocchie incaricate di promuovere programmi di formazione riservate ai giovani. Vediamo. A Cereale Dona, il progetto avviato da Comune Curia con il contributo spontaneo dei cittadini durante il primo lockdown per venire incontro alle esigenze primarie dei più bisognosi, si concluderà con il finanziamento di 8 iniziative parrocchiali rivolte ai giovani. Il piano di raccolta fondi ha permesso di accantonare la somma complessiva di 120.000 euro, di cui 20.000 versate dal Comune e 10.000 dalla Diocesi. Il municipio è intervenuto finanziariamente in una seconda fase versando altri 10.000 euro. Molto hanno fatto anche gli accesi sensibilizzati dal momento difficile, versando 50.000 euro oltre a buoni spesa per un importo considerevole in risposta all'appello lanciato dalle istituzioni politiche e religiose della città durante la fase più critica dell'emergenza sanitaria scaturita dalla diffusione del coronavirus e il blocco di tutte le attività commerciali e le restrizioni alla vita personale di ognuno di noi. Il progetto si chiude con l'impiego di 40.000 euro residui che la Commissione destinerà a programmi di aiuto alle parrocchie, 8 quelle che hanno avanzato istanza di sostegno a proposte ritenute idonee dalla mission di Cereale Dona in ambito sportivo, musicale, doposcuola, orti sociali e giochi, ampliando quei processi di formazione e socializzazione venuti meno durante l'isolamento collettivo di cui gli adolescenti hanno subito il contraccolpo peggiore. La decisione è stata assunta oggi nel corso dell'incontro tra sindaco responsabile del progetto e vescovo della diocesi di Cereale. Il progetto Cereale Dona è stato un progetto veramente bello e emozionante, costituito inizialmente dal comune Cereale e dal vescovo di Cereale. Qui vanno i complimenti, gli auguri per il nuovo ruolo importante che ha assunto, con una donazione del Comune Cereale 20.000 euro e del vescovo 10.000 euro. Poi c'è stato un grandissimo intervento da parte dei privati che hanno finanziato questa associazione che ha aiutato i cittadini meno abbienti nel periodo del Covid, e quindi con donazioni fino a un importo di 120.000 euro. Che sono stati quasi tutti utilizzati per cercare di andare oltre il problema del Covid, che ha lasciato anche uno strascico dal punto di vista sociale, quindi non solo di salute, non solo economico, ma anche sociale. I ragazzi hanno vissuto in maniera negativa questo isolamento, quindi ci sono problemi di socializzazione, problemi di integrazione, e quindi l'obiettivo è di attivare una serie di progetti, 8 progetti complessivamente che sono stati proposti dalle varie parrocchie, per interventi sia in ambito musicale, in ambito sportivo, perché lo sport è sicuramente un grande aggregatore, come dopo scuola per attività scolastiche, di supporto anche per i problemi che ci sono stati nell'apprendimento in questi ultimi 2 anni, e infine su orti sociali e parchi gioco, perché per rendere anche più allietare i pomeriggi dei bambini. Una strada scolastica nel cuore di Catania. Il Comune Etneo, attraverso un'iniziativa di Legambiente, vieta l'accesso carraio in via Carbone, dove ha sede l'istituto comprensivo Cavour. Da oggi via Carbone, strada sulla quale insiste l'istituto comprensivo statale Cavour, siamo nei pressi del Largo dei Vespri, viene pedonalizzata, diventa strada scolastica Cavour. Dalla via spariranno le auto ancora oggi parcheggiate e la strada diventerà solo ed esclusivamente pedonale. Potranno in realtà accedere i residenti delle poche abitazioni che insistono sulla stessa strada, ma per parcheggiare nelle proprie pertinenze le autovetture o i mezzi a motore a 2 ruote. Per il resto spazio ai bambini, grazie ad una iniziativa comune ideata da Legambiente Catania, dalla scuola, dall'associazione Laboriosa e dal comune. Tutto questo racchiude il progetto promosso appunto da Legambiente Catania, finanziato dalla gente laboriosa che ha sposato un'iniziativa della scuola per rendere questa via maggiormente sicura, così come richiesto
diremmo dal basso, dai genitori che attraverso l'iniziativa appunto di Lega Ambiente Laboriosa e Comune hanno contribuito alla raccolta dei soldi necessari per avviare il procedimento. L'idea è che i ragazzini, i bambini non possano sopportare il peso, delle automobili in città. Ci dispiace che facciano lo slalom per entrare e per uscire nella loro scuola fra tubi di scappamento, scooter, automobili, col rischio di essere investiti e comunque respirando un'aria malsana. Dunque noi crediamo e ci sentiamo al passo con l'Europa che anche i cittadini catanesi, i piccoli cittadini catanesi, abbiano diritto ad avere una strada scolastica. La strada scolastica è stata prevista anche dalla nostra normativa vigente, è una attenzione per i luoghi di pertinenza della scuola. Viene così introdotto il concetto di zona scolastica, di fatto un'area urbana in prossimità della quale si trovano edifici scolastici in cui è garantita una particolare protezione dei pedoni e dell'ambiente. È una scuola nella quale la preside meritoriamente ha raccolto immediatamente il nostro invito, i genitori hanno subito con slancio non solo l'hanno voluta ma hanno partecipato alla creazione, che comunque è un work in progress, perché oggi inizia formalmente, voi vedete ancora le automobili e da questo momento ognuna di queste automobili andrà via e non potrà più né transitare né essere parcheggiata. Il positivo esperimento venne avviato nel 2020 con la trasformazione della strada adiacente all'istituto scolastico 20 settembre. Oggi si passa alla Cavour. Io mi sento sicura e tranquilla come dirigente scolastico, perché so che i ragazzi arriveranno a scuola e non avranno la paura di essere investiti da automobili e da motorini. Penso che lo siano anche i genitori, lasciando i figli qui nella piazzetta, nello slargo qui di Largo dei Vespri, si sentano tranquilli lasciando i ragazzi lì, che potranno venire a piedi ed accedere all'ingresso principale ma anche negli altri ingressi secondari, perché abbiamo diverse entrate, diverse uscite, con serenità. Quindi una bella conquista per me, oggi un giorno di festa, ma non solo per me ma per tutta la comunità scolastica, i ragazzi in particolare. Parliamo di sanità, oggi si celebra la giornata mondiale del rene. Circa 500.000 i siciliani affetti da malattia renale a vario stadio, molti di questi però non sanno nemmeno di avere la malattia, perché il decorso nella maggior parte dei casi è paucisintomatico e chi ne è affetto se ne accorge ad uno stadio avanzato, quando il quadro si è aggravato. Il 10 marzo è la giornata mondiale del rene, promossa dalla SIN, Società Italiana di Nefrologia, e dalla FIR, Fondazione Italiana del Rene, che quest'anno hanno dedicato la giornata alla maggiore informazione sulla malattia renale cronica, MRC, che colpisce ad oggi il 7% della popolazione italiana ed è in costante crescita, con una proiezione al 2040 come quinta causa più frequente di morte nel mondo. Dunque da qui la sensibilizzazione perché si effettuino quei controlli con cui si possono individuare precocemente le malattie renali. A Catania, nell'azienda ospedaliera Cannizzaro, l'unità operativa complessa di nefrologia e dialisi è diretta dal dottor Antonio Granata. Uno si accorge di essere affetto di patologia renale cronica soltanto quando ci si trova negli stadi ormai terminali della malattia, ma l'importante non è aspettare la comparsa dei sintomi, ma è cercare di prevenire, di individuarli precocemente, per cui i soggetti, i nostri concittadini, sostanzialmente devono capire se fare parte di un gruppo di soggetti a rischio, e i soggetti a rischio sono coloro che già presentano una storia familiare di malattia renale cronica, oppure gli ipertesi, i fumatori, i cardiopatici, i diabetici, eccetera, oppure far parte di una categoria cosiddetta non a rischio. Questa categoria si può anch'essa ammalare di malattia renale cronica e quindi diventa più che mai importante fare degli esami del sangue per capire se si è affetti o meno di tale patologia. L'invito è dunque chiaro. Gli esami più importanti da eseguire costano pochi euro, si tratta della creatininemia, un semplicissimo esame del sangue di routine, e poi della ricerca dell'albumina nell'urina, la microalbuminuria. Ripeto, due esami molto importanti a cui i soggetti non sintomatici, non a rischio, devono sottoporsi almeno ogni 2 anni sopra i 50 anni di età.
Parliamo adesso di politica. A Fiume Freddo di Sicilia ci si avvia verso il rinnovo del governo cittadino. C'è già l'ufficializzazione di un candidato per la poltrona di primo cittadino. Fiume Freddo di Sicilia è uno tra i comuni isolani dove si andrà prossimamente al voto per il rinnovo del governo cittadino. Tra i candidati alla poltrona anche Angelo Torrisi, 60 anni, medico di base, indicato dal Movimento Civico Ricostruiamo Fiume Freddo. La sua candidatura è stata annunciata al termine di un percorso progettuale di lavoro, iniziato già da un anno e che ha posto le basi, intraprendendo un percorso comune che coinvolge diverse forze che operano sul territorio. Noi ci spinge il desiderio di avviare una nuova fase costruttiva per Fiume Freddo, tant'è che il nostro gruppo che scende in campo prende il nome di Ricostruiamo Fiume Freddo. Ricostruiamo abbraccia una serie di vicissitudini e di fattori che vogliamo sviluppare. Abbiamo deciso insieme con un gruppo di giovani donne, giovani uomini, amministratori locali e gente professionisti del territorio di poter afferire, diciamo, a ciò che ci attiamo più a cuore, che abbiamo più a cuore. E riprendere un pochino la nostra identità, ricostruire un percorso, diciamo, di comunicazione con la società civile che ci circonda, ricostruire un percorso di affettuosità nei confronti di coloro i quali soprattutto stanno in condizione di necessità. Quindi noi vogliamo che riparta un pochino il welfare, vogliamo che riparta il rapporto con le scuole, vogliamo ricostruire quello che è un rapporto di dialogo, soprattutto con le società che si occupano di volontariato, e questo è un passaggio fondamentale. Volontariato oggi è una delle prerogative che ci deve portare a una collaborazione molto più stretta sul territorio, è quella a cui ci dobbiamo affidare per lo sviluppo di una società civile. Vogliamo ricostruire un percorso che si interessi dei nostri beni culturali. Fiume Freddo, nonostante, diciamo, è poco conosciuto per questo, ma abbiamo delle bellezze culturali che vogliamo rivalutare, vogliamo portare all'attenzione delle persone che devono venire a Fiume Freddo per godere di queste bellezze sia artistiche che culturali. Parlo della Torre Rossa, parlo del Papiro, parlo della riserva naturale del Fiume Freddo. Vogliamo ricostruire un percorso virtuoso che tenga conto di una prerogativa. Oggi, quando parliamo di rifiuti, si parla di differenziata. La differenziata è un passaggio strategico fondamentale per poter far risparmiare i cittadini. La Tari è una, diciamo, una tassa che viene messa su noi cittadini, su tutti. La vogliamo far risparmiare? Bene, implementiamo la differenziata. Iniziamo dai ragazzi, dalle scuole. Un percorso iniziato qualche anno fa è interrotto. Lo vogliamo riprendere, far ripartire. Desideriamo con tutto il cuore che il nostro comune possa andare a riprendere la ricostruzione di un percorso che lo porti all'autonomia energetica. Il giorno successivo delle amministrative vogliamo mettere mano e controllare e far sì che l'acqua a Fiume Freddo sia stimata e valutata come un bene preziosissimo, risparmiata sicuramente, ma che abbia, diciamo, la caratteristica di essere in tutte le case dei cittadini. Allora, una competizione ardua, difficile, visti anche gli altri competitor? I competitor sicuramente sono persone che hanno amministrato per tanto tempo, l'attuale sindaco ha amministrato per 15 anni, ha fatto il suo percorso, e non so se si candiderà o meno. I competitor ancora ufficialmente non li conosciamo. Nel percorso nostro abbiamo fatto una scelta, si è deciso tutti insieme di scegliere uno di noi ed io li rappresento, ma posso dire che nessuno ha fatto passi indietro, sono un passo a fianco a me. Non ci sono altre notizie, andiamo a vedere dunque il meteo per la giornata di domani. Cielo sereno, poco nuvoloso sulla Sicilia nella giornata dell'11 marzo 2022. I mari e venti saranno calmi. Le temperature previste nell'isola: con Catania si andrà da una minima di 5 a una massima di 16 gradi, decisamente più fredda la temperatura nell'entroterra, con minima di 0 e massima di 9 ad Enna, addirittura meno 1 di minima a Caltanissetta. Bene, abbiamo concluso, vi ricordo che potrete seguire questa edizione del telegiornale sul sito raitv.it e sui nostri canali social. L'informazione torna puntualmente in diretta domani a partire dalle 14. Ringrazio in regia Carmela Fagone e Fulvio Ferrauto, auguro a tutti voi il buon proseguimento di serata, arrivederci.